Questa è la storia di un paesino calabrese, luogo di fede e devozione, di gente umile e cortese che non smette di credere alla bontà della sua santa protettrice. Si parla di Careri e della favolosa storia che vede protagonista la Madonna di Panduri. Buonasera, sono Don Giovanni Coniglio, parroco di questa comunità, comunità che conta 700 abitanti. Ci troviamo in un clima di festa, una festa che nasce, ecco, molto, ma molto tempo fa. E racconterò un po' la storia, da dove tutto parte, soprattutto dalla pietà popolare di questo paesino, Careri. Nel lontano, anno in cui sorgeva l'antica Panduri, che voi sicuramente vedrete attraverso fotografie, è l'antica città che è stata distrutta due volte dal terremoto, e questa gente ha pensato di scendere e sistemarsi come luogo di abitazione in questo luogo dove nasce, ecco, Careri. Oggi, e come parroco, sono contento. Da dove nasce l'incoronazione? 3 anni fa io arrivai in questa comunità e mi colpì lo sguardo di questa Madonna, l'immagine della Madonna. Mi colpì così tanto che ho detto io, beh, manca qualcosa di bello all'immagine della Madonna. Allora ho lanciato subito a livello comunitario la raccolta dell'oro, e tutta la comunità ha contribuito, hanno contribuito dall'Australia, da Adelaide, i Careroti mandando le loro offerte per questa corona, e oggi grazie a Dio abbiamo realizzato questo sogno che nel mio cuore è nato 3 anni fa. Ci ha visti, ecco, in tutto questo momento particolare, ecco, da 100 anni, sono passati 100 anni dal miracolo, ma sono passate ancora di più quando è stato ritrovato il quadro. E la sera di venerdì scorso, ecco, la Madonna con grande gioia è stata accompagnata nel luogo dove è stata trovata. E non vi dico la commozione che c'è stata quando, ecco, la Madonna è entrata in quel luogo, in quel terreno da dove lei è venuta fuori. La giornata di ieri, nell'attesa del nuovo vescovo che da poco è stato eletto nella diocesi di Locri, accolto dalle autorità militari, la presenza forte, ecco, di questi, e poi questa solenne celebrazione, poi all'esterno quando è stato portato il quadro sul palco, e lì è avvenuta l'incoronazione con grande emozione. Finalmente la Madonna ha avuto le sue corone, che anche quelle erano state rubate. Non ho detto prima, perdonatemi, il discorso che il quadro è stato trafugato, il vero quadro, l'originale, nel 1971. Questa è una copia che è stata realizzata a Firenze e non sono. Come spesso accade nell'assurdità della vita, la mistica storia della Madonna inizia con la fine di Pandore, antico e meraviglioso borgo distrutto da un terribile terremoto che costrinse i suoi abitanti a trasferirsi in zone più sicure, quali Natile e Careri. Ma la Madonna non ha mai lasciato i suoi fedeli, ed ecco che, come narra la tradizione popolare, ritorna nella sua comunità grazie ad un miracolo.